Eccoci qua anche oggi con questa live, 13 marzo 2021. Ed eccolo il primo che arriva, il first, lui, Parubi. Ciao Paru, Paru, ciao, tutto bene? Fall SK, Fall SK. Allora raga, vado a fare qualche singolo. Allora io stavo guardando, io dovrei aver fatto Siamo in live. siamo in live. Ciao a tutti. È arrivato anche MatteGT08. Sì, tutto bene, il punto zero è esposto, eh sì. Già, hai visto oggi hanno fatto un teaser, come si dice? Un teaser. Un teaser, un piccolo filmato, l'hai visto? Io l'ho già guardato. Poi tra l'altro no, domani c'è anche alle 14 c'è anche il torneo. Mancano 2 giorni, yes. Domani c'è anche il torneo, quella per No, la 3 giorni. skin Milite Trinity. Cioè 3 giorni, 3 giorni, pardon, 3 giorni. 3 giorni, poi. Quindi domani, oggi è il 13, il 16 c'è l'evento. Poi non so bene a che ora, sarà comunque, magari sarà alle 8, boh. Sì, no, lo faremo sempre. Ma tutti gli eventi sono stati organizzati alle 8, quindi saranno alle 8, cioè. Ma sì. Credo. Non credo. Io credo di aver fatto anche le missioni per sbloccare le lame, quelle che davano a San Valentino, perché non le ho più, però ho sentito che le lame a volte le possono dare immediatamente o anche a fine season, quindi spero di averle a fine season a sto punto, perché non ce le ho, a me non sono arrivate, quindi già si è incavolato perché quello che ha fatto è stato inutile. Eh già. Ci è venuto un bel casino, un bel caos, però sai cosa c'è di bello? Che questo caos qua praticamente porta ad azzerare tutto, quindi adesso possono scegliere tantissime, ci sono tantissime strade che possono prendere quelli di Epic per portare avanti la storia. Questo è bello perché comunque è tutto imprevedibile, boh, Una chissà. potrebbe essere anche rosso, perché anche se è già morto, perché è stato infilzato con la spada nella stagione 9, 8, non mi ricordo. Certo. E siccome si è riazzerato tutto il mostro, è uscito là. Bene, perfetto. La prima è durata 10 secondi. La cosa bella è che a me piacerebbe andare a vedere anche il replay, perché a me sembra averlo anche hittato, ma non ho visto la hit, ma va bene. Vabbè. Dai, la prima ci sta. Però adesso sono proprio curioso di infatti, ma è questo il bello, che non si sa cosa ci sarà nella prossima season, e questa è la cosa bella, perché gli argomenti trattati in questi anni da Fortnite sono stati tantissimi, no, nella storia. Quindi se adesso si rimescola un po' tutte le carte, si resetta un po' tutto, si azzera un po' tutto, c'è la mappa, chissà come sarà. Mappa vecchia? C'è un ritorno, magari una parte della mappa magari vecchia? Una mappa nuova? No, mappa nuova no, qualcosa di nuovo nella mappa sicuramente, ma. Quindi vedremo. Tutto una sorpresa, ma è questo il bello. Questo è il bello. Non so perché, ma poi mi è arrivata la voce da Paolo, credo. Credo che c'entri qualcosa anche il mostro. Ma è che non sia anche un mix di cose,
Quindi che magari affronteremo nella solo che facciamo, che ognuno farà, che magari affronterà tutte le varie Che storie poi Galactus. che si sono affrontate comunque nei vari eventi, no? Che poi Ma Galactus non è morto. Perché Galactus è stato respinto dal flusso di energia di tutti i furgoni, no? Ed è stato respinto in un portale. Quindi lui è ancora vivo. Quindi potrebbe anche ritornare se vuole. Cioè, certo, non come si può anche potrebbe vedere, ma. ritornare Dogus, ma a questo punto se tutto si è resettato, tutto si è azzerato, chiunque potrebbe tornare. Anche i viaggiatori non se ne parla più, ma anche i viaggiatori Comunque, ci potrebbero dare ci potrebbero fare una qualche sorpresa, no? credo che nel capitolo 2, stagione 2, credo 1, Martex aveva fatto un video dove c'era l'Avar Soffoschifumaioli sulle coste di Sottofoschifumaioli. C'erano spiaggiate 7 macchine e 7 barche. C'era sempre questo riferimento di 7. Ma ti devo far vedere una cosa, forse capirai. Beh, intanto non ho letto un casino di messaggi. John, ok, quello l'avevo capito. Vai, apri. Oggi è sabato, non è domenica. Oggi è Ma 13. ti devo far vedere una cosa, forse capirai. Comunque, io sono curioso, eh. Io col fucile qua veramente mi fa schifo, lo giuro. Proprio mi fa schifo, cioè. Se la buildo. Io quel fucile qua proprio. Guardate queste cuffie di merda, qua non si sente un cazzo a sta parte. Non so perché. Vabbè. Comunque, non è quello il problema, non è il problema delle cuffie. Ma ti devo fare. Ok, voi rimasti qui a quelli lì. Comunque. Eh sì, Paru, giusto, anche io vedevo nel trailer le immagini. Vedi? Queste immagini del lupo. Sì, quelle del lupo l'ho vista anch'io, ma il lupo non Ma è il mica quella lupo magari, skin. appunto, potrebbe anche essere Manny. Cos'è? Sì, secondo me sì. Secondo me sì, ed è la season 2. 1, cos'è? No, Stagione, qual aspetta, era? però 1 non è, o 2? no, non è Manny. Perché in questa immagine qua fa vedere un petto praticamente strano, non è quello di Manny. Ma io guardavo il muso. Il muso. Sì, ma mi sembra un po' piccola come creatura, poi non mi sembra una creatura che è già esistita, è questa. Ma guardate che secondo me quella del muso è un'immagine, ma non è legata alle altre. Sono tante immagini, una non legata all'altra. È Devo notare che qua ci sono dei il cactus, cilindri. dice. No, non è mica il cactus ha un occhio e poi non ce l'ha così. Ah, magari vuol dire e il cactus, per esempio. Non lo so, però lì sopra c'è il numero 10. Il numero 10 cosa potrebbe fare riferimento, A stagione invece? 10. Ma dove sopra? Ma io se non guardo le immagini faccio fatica. È qua di fianco all'occhio e di fianco al corpo del Dove? tipo. Qua vedi 10 spezzato e sul corpo di questa specie di creatura che non si sa che cos'è c'è sempre il 10. Sopra il petto di Roberto, il botto di sinistra adesso. Qua sembra che ci sia una specie di armatura. Poi si è buggata una mezza immagine dalla faccia di John, si sembrava Rob.
In particolare Paro mi ha evidenziato quella specie di, sembra una spallina di un'armatura, il petto, l'occhio e il muso di questa creatura. Perché infatti anche io quando oggi l'ho visto mi sono chiesto che cos'era quel muso lì. Perché è un muso di lupo, ho detto potrebbe essere la skin di Manny, ma non c'entra niente la skin di Manny. Perché è una skin che non è che ha fatto storia, non c'entrava con la storyline Manny. Storia. Sì, è una skin un po' bella, un po' rara. Dimmi. Telefonata. Mi sa che è la fine. Ma non lo so, ma non lo so se però boh, c'era una mappa nuova, non credo però, non lo so, mi sembra tanta roba una mappa nuova, Magari Beh, cambierà un po' la mappa, cambierà, ma non so se ci sarà una mappa nuova. se, conta che se distruggono il punto zero c'è una grossa probabilità che si ritorni nella vecchia mappa, Perché comunque il punto zero diciamo Sì. che non è stato distrutto e ha fatto un buco nero, però non è esploso perché E vedi se il che c'è punto ancora. zero portasse invece una parte della mappa vecchia su questa? Ne ha già portate, pinnacoli, magazzino infinito. Ne ha già portate alcune. Sì, ma una bella fetta dico di mappa. Palmetto paradisiaco potrebbero riportare. Potrebbero riportare, sì, vabbè, però il vulcano è troppo grosso, cioè. Ah, sì, il posto si trova. Se la mappa dovrebbe essere, cioè magari diventa un po' più grande di quella che è adesso. Sì, ma conta che se devono mettere una nuova parte di mappa ci devono collegare qualcosa. Per esempio, non so, Foschi Fumaioli, c'è stato un problema alla centrale nucleare e la fanno esplodere e magari ci mettono qualcosa di nuovo che c'entra magari con Poi anche perché l'esplosione. tutti questi portali? Vabbè, erano legati al fatto che facevano Secondo me i le portali non varie c'entrano skin, niente. eccetera. Però boh. Vabbè, però scusami, cioè in un evento finale contro una palla di energia non credo che due cacciatori di zombie riescano a fare miracoli. Poi Tron, che cos'è che c'ha come arma? Poi disco volante. Per me i portali sono solo per far entrare le skin, per fare una cosa un po' più. Anche se però partono da Dexus, eh? Ah no, beh, non c'entra perché. Nexus è il dispositivo di teletrasporto. Perché comunque stavo dicendo che il Nexus c'è una probabilità che se viene distrutto ci riporta, una grossissima probabilità ci riporta nella vecchia mappa. Perché quando eravamo nella vecchia mappa in Season 10, no, quando è stato Season 10, sì, il punto zero non è stato distrutto. Ma il punto zero era ancora intero, ma ha creato un buco nero che ha risucchiato tutta la mappa e tutti noi in una sola palla. Capito? Poi noi siamo usciti da questa palla qua. Che poi. E ci siamo ritrovati qua. Quindi se il punto zero viene distrutto, è la prima volta che viene distrutto, eh. Perché lì. Ma credo che il punto zero non lo distruggano però, E fa troppo comodo questa cosa qua del punto zero. Cioè, perché il punto zero ti può rimescolare tutte le carte. Sì, ma. Distruggerlo, secondo Guarda me. che non è detto che se lo distruggano qua prima, magari si distrugge anche da solo. Perché come vedi, prima era un po' più integro. Poi se noti è diviso in più pezzettini, ha più crepe. Quindi vuol dire che si sta per esplodere. Infatti io quando ho fatto una Skybase nel laboratorio della battaglia sono andato su, anche se ero lontano si apriva ogni tanto, senza fare la pulsazione, perché quando fa la pulsazione con la botta si apre. Però non aveva fatto la pulsazione ed ero lontano, quindi si era un attimo aperto. Quindi vuol dire che si sta contenendo quello che ha dentro
spuma sta per esplodere. Sta trattenendo qualcosa che poi non ce la farà trattenere, magari. Magari il punto zero, dove ci sono dentro tutte le... Ma? Tutte i personaggi, tutte le storie che sono state fatte fino ad oggi su bordo. E poi queste cose, quelle pulsazioni forti che fa, sono nient'altro che scariche di energia, perché se contiene l'energia esplode, quindi nient'altro la deve buttare fuori. Ma come vedi il Nexus lo sta distruggendo, perché non riesce a contenere tutte quelle energie. Ogni tanto le butta fuori, però non riesce a contenerle. Tutte quelle energie che riceve. Facciamo, andiamo a fare un Paolo po'. Dice che per lui è la fine. Anche per me. Ma Paolo, intendi la fine in che senso? Vai, di la tua, secondo te, la fine della mappa, la fine del gioco? No, perché non sarebbero così pazzi, ovviamente, c'è una cosa proprio neanche da parlare, però. Qui c'era anche, ho letto che qualcuno diceva no, il giorno arriverà la fine di Fortnite, ma finché i numeri sono questi non credo che Epic... Ma certo che però per inventarsi delle cose, fa tutti i dettagli dell'evento, no? Cioè, sai te quando ci stanno su queste cose al giorno? Sì, beh, no, ma c'è un Madonna. Team di persone abbastanza importante per far comunque sviluppare questo gioco, questo sicuramente, ma se c'è un team così importante, perché comunque i numeri ci sono, quindi ci sono anche i ritorni economici, no? Quindi stavolta però qua la live è molto in ritardo, perché tu sei già qua e quando eri uscito dal magazzino blu eri ancora qua dentro, lì, che ti facevi lo shieldone. Sì, ho messo una... non so se è colpa della latenza che ho messo, l'ho messa molto bassa, perché così si può vedere il video anche in alta definizione. Vediamo se riusciamo a migliorare un po' la qualità del video, perché ho notato che non era, sgranava un po'. Non so perché adesso poi... perché il tempo passa molto velocemente e bisognerebbe capire come funzionano anche queste cose qua con i video, mica video, per migliorare la qualità. Poi ci sarà magari da acquistare anche qualche materiale un pochino più professionale. Però per ora vediamo un attimo se il canale funziona, se tutto... Sì, ok, andiamo da questo qua che sarà un po'... Poi vabbè, mi piacerebbe fare tante cose, ma l'avevo già detto mille volte sul canale, cose un pochino più. Tra l'altro oggi un pochino più importanti, mi piacerebbe se poi riesco a fare, se riusciamo a fare anche qualche donazione, poi dopo queste donazioni mi piacerebbe poi fare dei regali, magari con facciamo qualcosa per vincere qualche regalo, insomma, skin o qualcosa, adesso vediamo. Pian piano, con calma, un gradino alla volta, un scalino alla volta, facciamo le scale. Pian piano. E anche perché devo vedere come cresce il canale, se mi supportate, se ci saranno nuovi iscritti, vediamo. E tra l'altro oggi Ricco ha dato anche una bella idea, che adesso magari abbiamo già cominciato a mettere in atto oggi una qualche challenge, ma non è andata a buon fine la registrazione, quindi non riesco neanche a postarle. Volevo postarla, una di quelle challenge che abbiamo fatto oggi, molto carina. La rifaremo comunque, non è che è andata male la registrazione di oggi, ma la rifaremo. Ok, vedi, ero rimasto indietro. Allora, adesso
rimasto un po' indietro con i messaggi, raga, mi sono impastato la chat. Stato play, ok. Buonasera, ciao. So che alla fine. Questo ce l'ha con sushi, eh? Toh. Arrivano altri pacchetti alle 21:43 in live, anche questo è live, perché non lo potevano tenere di là, ma vabbè. Se esplode tutto, intanto mi leggo due, poi magari mi cecchinano, però fa niente. E scopriamo fra 2 giorni. Buonasera Nico, buonasera, mi sa che è la fine, ok. Sì, ma se distruggo mi sa che fa un casino. Vabbè, certo, se distruggono il Nexus, credo che, cioè, credo che sia comunque il centro di Fortnite, no? Quello lì. Adesso sono in ansia come quella volta del primo evento di Galactus. Beh, ma ci sta, qua non chiudono mica niente. Ci sta, ci sta, ci sta. Galactus è... a me non mi ha fatto impazzire, ma l'ho detto 1000 volte. La fine della mappa. Ah, ok. La porta, infatti, ma voglio avere che capire adesso ve la dico proprio. Questa casa qua, il problema non è tanto la live in sé, è cercare di farla qui dentro. Cioè qui dentro, in questa. Abbiamo, la casa è piccola perché è piccola, in più. E vedete, qua entrano, escono e si capisce una mazza. Lasciano le porte aperte e tutto. E quindi c'è sempre un po' da lottare per fare una live, figuriamoci. E poi che avrei anche già il green screen in teoria, no? Ma cioè, non sto neanche a pensarci proprio di metterlo adesso. Mazzi il carro, che sfiga. Che io coglioni. È il bello delle live, quello è vero. Il bello delle live è proprio quello. Che tutto è imprevedibile, non ci sono tagli di niente, non è che uno dice ah, mi è venuto male, aspetta che lo taglio, lo modifico, lo aggiusto. Qui capita tutto in live e quello che capita, capita. Cosa sta facendo quel tremore? Cinque. Quindi dai, per bravo, su. Si è buildato sto qua. Raga, non mi salta. Non mi salta l'omino. Come mai? Guarda, non mi salta. Bello. Oh, non mi sta saltando l'omino, vi giuro. C'ho la barra spaziatrice che la schiaccio 800 volte per farlo saltare. Facciamoci sta roba prima che arriva sta tempesta. Se ce la faccio. Prendo lo shieldone, me lo faccio dopo. Ok. No, ma anche no.
come morire nella tempesta per colpa di quei bagagli schifosi. Incredibile. Giusto, non abbiamo problemi. Andiamo qua dentro, vediamo se c'è qualcosa. No. Ma che sfiga, merda. Cazzo, che cosa. Scusa, posso? No, ma fa bene, va, niente, dimmi. Questo è sempre il bello delle live. Proprio a casa mia non ce la fanno, è questo proprio. Vabbè. Ormai a casa mia le live sono una comica, più che delle live. Provare di qua. Prova a cambiare le cuffie. Stasera non ne va mica bene una, anche queste cose di merda qua. Cuffie non fate più. Ah, devo anche andare a mettere a posto i picconi. Ho i picconi casuali.
prima c'era quel cazzo qua di coso che non si non faceva più saltare, porca miseria. Adesso va. Dove sei? Dai. Era il momento buono. Sono così. Ah, porca troia, vacca d'altra. Miseria. Perché sono così coglioni? Oh? Ma io non lo so. Aspetta che vado a mettere l'icone. Altro mi ha fatto fuori una skin Travis Scott che è un botto di tempo, cos'è, da gennaio che si sentono i rumor, sa, deve uscire Travis Scott, deve uscire,
poi non esce, poi non esce, poi non esce. Mi sembra ci siano player. Io però voglio cominciare ad andare un po' in posto, un pochino più affollato, perché altrimenti è una flemma. Datemi l'oro. Pensavo di fare delle live.
chissà che casino c'è là dentro. Eccolo là.
proprio così, eh. Sotto carica. Allontaniamoci dalla massa. Sì, bravo, 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 sei veramente bravo.
dovrei pensare. Sto pensando se abbassare, raga, le impostazioni, la sensibilità del mouse. Magari molto alta. Andiamo a parco, Pacifico. Parco Pacifico. Si è pushato. Cazzo, è arrivato piano perché doveva scappare. Bello. Bravo, bravo. Tra l'altro è andato quell'altro con il pick up. Di là non passo, non è neanche muni. Torniamo dietro al parco.
prendere l'oro, tanto ormai sono 3 giorni, poi si azzera tutto, ho 9.643 d'oro, non ce la faccio neanche a spenderli tutti. Due coglioni, oh. Andiamo a Torri, no, questa è la Colosseo, Colosseo dai.
mette la build? Ma perché mi mette la build? Ma perché? Ma perché mette la build? Ma chi schiaccia i pulsanti build? Torniamo a Colosseo. Mi sono rotto andare a girare, però come sto giocando male, ragazzi, come sto giocando male, come sto giocando male. Male, 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 veramente. Non so. Adesso puscio come una bestia, frega niente. Tanto morire muoio uguale. Almeno ci provo. Guarda che roba. Cioè, dai, ma non è possibile. Distrutto qua, distrutto qualcosa. Boh, poi ci guardo. Ah, questo qua deve andare qua. Ci vuole, vabbè.
mica sempre averla vinta, eh. Cosa 21? Ma cos'era? Ma che cazzo di te era 21? Ma cos'è 21? Ma cos'è 21? Cos'è? Ma chi di merda è? Cioè, devo proprio morire allora. So che la pago sta cosa di non usare i medici. Lo so. Lo so. Sapevo, io ho detto che la pagavo sta cosa. Non ho detto io che la pagavo sta cosa. Ho detto che la pagavo sta cosa. Ho detto io. Bravo, bravo. Bravo. Bravo, complimenti. Che cazzo eri? Eri... Zio caro, eri nelle fogne, zio caro, dove cazzo eri? Dove cazzo eri, oh? Sei venuto fuori, cazzo eri nella merda. Dove cazzo eri? Dai. Questa cosa a proposito. Pistola piuttosto. Già
normale. 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 Normale, raga. Normale, ovvio. Non smirano un cazzo loro e io smiro tutto. Io se non metto precisamente lì il mirino, non itto nessuno. Loro possono sparare in culo al vaffanculo del mondo, che tanto cambia il cazzo. Sparano a destra, mi prendono a sinistra. Sparano in alto, mi prendono in basso. Cambia poco per loro. Loro basta che sparano. Essenzialmente basta che mirano e sparano. Mirano e sparano e mi prendono. Io devo mirare lì preciso e sparare e per prenderli, perché se miro leggermente di fianco non li prendo, ovvio. Beh, perché c'è parità. Permettono a tutti i giocatori di giocare allo stesso livello qua in questo gioco. Sì, sì, sì. Effettivamente sì. Io non sto neanche a farvi vedere dei replay. Cioè, io sono stato killato da gente che ha sparato davanti, cioè di fronte, io gli ero dietro, il proiettile è andato lì dietro e mi ha colpito. Cioè, quindi penso che siamo proprio lì, siamo proprio arrivati. Già scritto mille volte Epic, già scritto, proprio strascritto, ma con mille abbastanza pesanti. Però mi frega un cazzo loro qua. L'importante è fatturare. Ogni mese fatturare, poi conta il cazzo se uno non è contento, se non so. Non conta niente. Cioè, siamo numeri, raga. Siamo numeri. Siamo soldi, quindi. Ma va bene così. Poi uno si caga il cazzo, perché dopo uno si rompe i coglioni, si va a pigliare. E dopo si lamentano perché la gente va a prendere le hack, va a prendere, capito? Ma è normale, è normale. Ma è quel gioco qua, è così, cioè. Poi che qua siamo normali. Se andiamo in competitiva, ciao. Ciao, gente ai mondiali che aveva cazzo, nei tornei a soldi che avevano le hack, cioè, dai. Ma di che cazzo vogliamo parlare, oh? È come quando vai dal palestrato di turno, quello enorme, quello grosso, no? Che dice, no, ma è perché mangio bene, perché bevo, perché mangio bene, corretto, mi alleno, cazzo, sono steroidi buttati giù come se piovessero, come se non ci fosse un domani, ziccane, mica cazzate, qua è uguale, qua c'è gente che fa kill, spara in culo ai cani, zio caro ti prende dall'altra parte della mappa, ma fa culo, ma di cosa vogliamo parlare, oh? Vogliamo parlare della bravura, dell'allenamento, è la stessa cosa. Cazzo, va allenate, che tanto il primo hacker che trovate, che c'ha delle info, tanto non lo bannano, non gliene frega un cazzo a nessuno, non viene bannato, raga. Dicono che bannano, ogni tanto ne prendono uno giusto per far vedere chi ci guarda. Ma cazzo, nessuno, cazzo, qua è importante. E fatturare, perché ormai do una lecca a quella cosa lì di benzina, se il caro salto per aria tranquillo. Poi quando il nonnetto qua si caga il cazzo, poi va a pigliare le aghe, dopo poi uno si lamenta, capito? Ah, perché uno, lui ha le aghe, quello ha le aghe, vaffanculo, per forza le aghe, porca troia, gente che spara davanti mi colpisce dietro. Capisci che dopo un po' mi rompo i coglioni anch'io, però di giocare a un gioco dove chi ha le input o chi ha le hack, quelle più potenti, vince. Ma che cazzo vuol dire? Mettete tutti alla pari, anche con gamepad, mettete tutti alla pari. Nessuno ha mire assistito, cazzo mazzo, nessuno. Uno per colpire l'avversario deve mirare in quel punto, altrimenti non lo colpisce. E poi vediamo cosa succede. Ma mettiamo tutto alla pari su tutto, capitemi, anche se c'è una disparità di chi gioca da console, va bene, mettiamo a pari tutto, in modo che possiamo tutti giocare alla pari, altrimenti così, cioè, non ha senso, dai, non ha senso, cioè, gente che può sparare dove cazzo vuole, tanto comunque ti colpisce. Gente che spara dove cazzo vuole, comunque a tutti i centri in testa, ma dai. Ma dai, per favore. Di cosa parliamo?
cosa parliamo? Dopo ci mettiamo davanti, mettiamo a fare pubblicità i pro player che si allenano, che hanno i migliori accessori, le migliori cose. Ragazzi, guarda, te lo posso garantire che su quella scrivania qua ci sono quasi 1000 euro di roba. Ma cioè, alla fine quello che serve, sapete cos'è? Una roba che costa, non so quanto costa, ma costa meno. Serve solo della gran mira, o vostra o aiutata. Allora dopo funzionano, dopo diventate anche i top della serie anche con la tastiera Ciolauzi, ok? Dai, va là, va là. Questo che ti fa passare la voglia di fare certe cose, dai. Guarda, questo si pianta sotto la grondaia, ma vaffanculo. Queste sono le cose che dovrebbero mettere a posto. Queste sono le cose. Player che si. Gli omini che si mettono sotto la grondaia si piantano. Gente che usa hack come cazzo gli pare, come se non ci fosse un domani, cioè. Queste sono cose che devo mettere a posto. Invece no. No, perché altrimenti si comincia a diventare una battaglia che non, probabilmente non è più redditizia. Perché quelli scarsi, proprio scarsi come la merda che devono usare le armi per farci le loro 10 kill, non giocherebbero più perché non riuscirebbero a beccare neanche quel macigno che va davanti. Cazzo vuoi? Chi sei? Neanche preso io, che sei sto pezzo di cazzo. Farti una partita di cazzi tuoi, guarda, guarda, guarda. Da dove mi spara, spara, guarda. Basta che sparano, cioè basta che sparano, raga. Basta che sparano, non è un problema. Non è un problema. Basta che sparano. Mirano più o meno quella zona e poi sparano. Tanto ci pensa poi la cazzo di auto miro poi. Sfido chiunque venire a giocare Zeccane con che devi proprio mirare preciso, preciso, preciso. Ma boh, raga, chi era? Vediamo un po' l'orario. Sto cazzo di occhio mi fa un prurito. Ah. Di 254, di 254. Ormai siamo al termine di questa live di oggi, sabato 13 marzo. 3 giorni, raga, 3 giorni, vi ricordo, 3 giorni contro la rovescia, 3 giorni per il grandissimo evento che ci porta poi alla stagione 6, capitolo 2. Cosa succederà? Ma
tutto un'incognita ed è bello così, dai. Bello così, tanto il Nexus lì è sempre più incazzato, che bello. Usa sempre di più. Non si vede niente. Aspetta, vedi che c'è questo, lo aggiustiamo dopo. Sì, raga, mi si è andata la mongola live, la chat. Scaricato, si è scaricato. Prendere un tablet e seguirlo lì. Sei convinto? Perché sei convinto? Non è convinto. Stasera sta andando tutto male. Ah sì? Intanto non va male, intanto va bene. Facevo il fenomeno, alla fine ci ha rimesso. Mamma mia. Grande. Ci ho messo malissimo. Vai dentro là, c'erano delle cassette della frutta. Eh? Là dentro il mini magazzino, c'erano delle cassette della frutta, guarda le bende. Visto da fare il fenomeno cosa succede poi dopo. Ciao. Ma stasera sto giocando normale di più. Beh, non è vero, eh. Così qua era tosto se... No, poi vabbè, poi mi è andata anche bene, ma prima ho giocato male. Tutta la serata. Ma le bende erano anche giuste. Passi ancora.
tutte le strade portano a Tori Bisogno. Non so, non chiudi da me. E lasciate nel capannino. Cosa ha fatto? Ma per il momento dito stava fermo con le... chissà cosa. Poi i bot si vedono perché usano spesso le skin tutte le carte simili. Con l'aggiornamento credo che possano prendere le macchine. Sì, infatti uno non si mette per un punto a guidare e questo utilizzare. Se qua perché sono qui? Quello che ho detto già di prima, perché sono qua? Tanto in quel gioco qua c'è gente che spara così ti colpisce. No. Era una cosa. Ah, ma se riesci a farli fuori meglio solo per te, così aumenta il tuo KD e le tue statistiche di partita. Guarda, non mi sembra che si però sia un bot. Questo non è un bot. Cioè, ma che genialata! Ma sei un genio di farti la stessa. Ma ha appena pulsato il Nexus? Ha pulsato? Io te l'ho detto che sta esplodendo quella roba lì. Scappato. No, ma basta, ma quanti cazzo siete, oh. Immagino 3 sono stati player. 1, 2, 3, 3, 5.
vederci ancora il Nexus. Andiamo a vederlo da vicino e poi andiamo attorno. Oh. Come prima, dai, andiamo a vedere. Ma ci sono più... Ci sono più luci. Madonna. Rispetto anche a prima. Prima siamo passati, mi sembra ce ne fossero meno. Guarda, mamma. Vedi quelle scorse di luce che passano tramite i tunnel dei teleportatori universali? Io lo dico che esploderà quella roba. Sono in ritardissimo però ad arrivare adesso là. Andiamo qua. Sperando che mi dà un'arma, qualcosa di decente. Vabbè, ce l'ha dietro, dai. Andiamo a farci questo. Con anche la chest. Due armi. Andata bene. Ma sai che è una cosa rarissima che non capita mai? Cioè rarissima capita, ma capita poco. Non vuol dire che hai fortuna, perché non capita mai su Fortnite. Sparare a qualcun altro, volentieri. Va bene raga, dai, ultima e chiudiamo la live. Ultima. Facciamo scegliere Amatti GT, dai, devo andare. Vai a Foschi. Ah? Foschi. Deciso. E Foschi sia.
Schifo. Sono buttato un po' presto, eh. Vabbè. Ah, non mi ricordavo che dovevo andare a corsa. Ma andremo a Foschi lo stesso. Comunque alla fine dei portali si sta un po' agitando, eh? Hai visto? La fine del portale di Terminator, hai visto come si stava agitando? C'è più nessuno perché ormai adesso gli scegli, ma ci facciamo questi. Player lì ed è venuto fuori. Questo mi fa, questo è forte. Ho visto che cazzo ha abilitato prima. Adesso Paolo.
che schifo, zio caro ancora. Porco zio. Fanculo, va. Zio porco, zio. Dico caro ancora. Vabbè. Va bene raga. Bella a tutti, grazie a tutti coloro che sono rimasti questa sera, mi sono venuti a trovare, coloro che hanno chattato, che ci siamo scambiati, con la quale ci siamo scambiati anche un paio di chiacchiere. Ringrazio sempre tutti, ringrazio anche chi vorrà supportarmi, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanella, mi raccomando, numerosi, numerosi, numerosi. Vi rimando alla prossima live o a un prossimo contenuto. Per ora è tutto dal vostro Soglia Clown. Ciao!